Buongiorno a tutti, siamo qui in diretta dalla sala Tatarella del Palazzo dei Gruppi di via degli uffici del Vicario di Montecitorio e parleremo quest'oggi di un rapporto assai importante che mette a confronto una isola che è l'Islanda con una penisola che è l'Italia, cioè due modelli. Questo confronto soprattutto nel rapporto fra politica e finanza, come detto. Gli interventi saranno dell'autore del libro, che è Andrea degli Innocenti, che oltre ad aver scritto il libro è un giornalista che ha fatto una moltitudine di articoli su giornali web come Il Cambiamento o L'Italia che cambia, e ci saranno degli interventi di alcuni portavoce. Potete vedere alle mie spalle Claudio Cominardi della Commissione Lavoro, e interverrà anche Massimo Baroni di Affari Sociali e Sanità, Alessio Villarosa Finanze, Carla Ruocco che continua e sta studiando qua dietro TEF e tutte le, diciamo, furberie che questi governi, anche se cambiano, sono sempre gli stessi e cercano, diciamo, di soggiocarci, ma noi cerchiamo di lottare e fermarli. E poi arriverà anche Daniele Pesco, che adesso è in treno qui di Commissione Finanza. E detto questo, di che cosa parlerà questo evento e parlerà l'autore? Parlerà dell'Islanda, che fino al 2008 era schiava del suo stesso settore finanziario ipertrofico, e adesso, negli ultimi anni, c'è stato un risveglio collettivo da parte della cittadinanza, con una politica forte in parallelo, e in un qualche modo attraverso un referendum di democrazia partecipata, eccetera, è uscito da questo torpore che l'agio neoliberista ha indotto, agio che il neoliberista ha indotto anche nel tempo al nostro paese, e soprattutto in riferimento a quello che è avvenuto lo scorso 29 gennaio, quando tutti i cittadini portavoce cercarono di interrompere a gran voce, anche con gesti tra virgolette forti ma necessari, contro un atto vile, contro, diciamo, la democrazia e contro la cittadinanza, che è stato praticamente il cosiddetto decreto IMU Bank Italia. E quindi in questa conferenza, in questo confronto tra Islanda e Italia, si cercherà di capire, si parlerà soprattutto del fatto che con i soldi pubblici non si devono aiutare dei sistemi finanziari che fanno poi giochi di speculazione attraverso logaritmi molto complessi, non si devono aiutare quindi il sistema privatistico delle banche, di tutto quello che ne ruota attorno, delle cosiddette SPA, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, io do la parola al nostro primo intervento del portavoce, che è collegato da Palermo, e anche lui, come tutti gli altri portavoce, è in giro a manifestare il proprio sdegno e soprattutto a comunicare quello che avviene in questa roccaforte, che si trova a Palermo. E dopo l'introduzione di Alessio, passeremo la parola ad Andrea degli Innocenti. E detto questo, io vi saluto e ad ecco a voi Alessio. Grazie per l'attenzione, buon ascolto e buona visione. Buongiorno a tutti, grazie a voi e grazie soprattutto per la splendida organizzazione perché finalmente si parla di questo, del caso Islanda. Ma soprattutto vorrei ringraziare lo scrittore Andrea degli Innocenti perché io da subito mi sono interessato di questa vicenda perché è molto, molto particolare, ma non si trovavano informazioni. Probabilmente perché non si volevano trovare, ma grazie anche ad Andrea, gli do del tu, grazie anche ad Andrea, finalmente siamo venuti a conoscenza anche di altri aspetti della vicenda. Noi attualmente stiamo, come dicevi bene tu, Eugenio, Carla sta studiando il DEF, da poco abbiamo ricevuto il DEF, il documento di economia e finanza, che è praticamente identico ai vecchi documenti di economia e finanza. Ovvero contiene dei dati falsi, contiene dei dati approssimativi. Anche lo stesso Brunetta ieri ha confermato una delle mie supposizioni, perché
Non so se voi lo sapete, ma io e Roberta Lombardi l'anno scorso abbiamo fatto un esposto per falso in atto pubblico, ovvero questa classe politica è collusa col sistema finanziario e fa di tutto, oltre a utilizzare metodi, come dicevi tu bene, algoritmi, comunque delle conoscenze difficili da far passare al cittadino che non ha queste, diciamo, che non ha queste conoscenze, e praticamente avevano utilizzato una percentuale completamente errata, cioè loro chiedevano il passaggio dal 3,1% al 3% di rapporto deficit-PIL, solo che nel nostro decreto il tasso era già al 3%, quindi vediamo come questa collusione, tra altre cose, poi porta anche a degli errori e quindi la gente inizia a protestare. Io vorrei sfatare il mito che si sta cercando di far passare, ovvero che l'Islanda è un paese piccolo, l'Islanda ha 300.000 abitanti, non possiamo paragonare ciò che è successo, non può essere replicato in Italia. Io credo che questa sia una falsità enorme, perché è solo una questione di tempo. Tutto ciò che è accaduto in Islanda può accadere in Italia. Naturalmente il sistema è più complesso, il debito è diverso, è molto più ampio, più grosso qui in Italia, quindi l'unica differenza sarà il tempo necessario per poter tornare anche in Italia in un sistema finanziario sano. Un'altra cosa che vorrei dire, qui mi sentite? Mi Sì, sentite? Ah, perfettamente. perfetto. Un'altra cosa su cui vorrei basare l'attenzione. Abbiamo un sistema politico che sta continuamente, cioè nonostante i risultati ottenuti dopo il 2008 a causa soprattutto dei mutui subprime, ovvero di queste continue cartolarizzazioni di crediti, il nostro sistema non contento, il sistema politico parlo, non contento, continua ad andare verso quella direzione. Col collega Daniele Pesco abbiamo fatto una lotta intensa sul Destinazione Italia. Il Destinazione Italia è un decreto che è arrivato in Parlamento e che non fa altro che spingere ancora di più all'estremo questa finanziarizzazione del sistema economico nazionale, ovvero tutti quei crediti, quindi tutti quei crediti bancari, tra le altre cose in sofferenza, perché chi è che va a cartolarizzare un credito che sa di ricevere, quindi va a cartolarizzare e va a perdere una parte di ciò che andrebbe a ricevere? Chi sicuramente sa che quel credito non riuscirà mai ad ottenerlo per svariati motivi. Quindi chi usufruirà della cartolarizzazione? Sicuramente le banche, sicuramente le società finanziarie che sanno già di non poter ottenere quei crediti dai propri deb dai debitori, e allora trasformeranno questi crediti in titoli e verranno venduti nei mercati e si otterrà la stessa identica cosa che si è ottenuta con i subprime, con titoli diversi, però là si parlava di mutui, qua si parla di crediti bancari, prestiti a medio e breve termine. Quindi questo discorso, io sono contento che si inizia a intraprendere. E si inizia a intraprendere questo discorso anche in Italia. Vorrei che la mia commissione, insieme ai componenti del Movimento 5 Stelle, inizi anche in collaborazione con lo scrittore, che ha un po' più di informazioni, a intraprendere un percorso anche da noi lì alla Camera, al Senato, perché non è più possibile, dopo ciò che è successo con Banca d'Italia, assistere nuovamente a un. Non so se avete sentito ieri la conferenza stampa con l'audizione dell'ABI. Io sono rimasto scioccato, cioè dopo che Banca d'Italia viene svuotata di 7 miliardi e mezzo con la scusa, perché è stata utilizzata questa scusa, con la scusa di far riaprire i rubinetti del credito e quindi far sì che le banche possano nuovamente
utilizzare i propri, far sì che le banche possano nuovamente aprire rubinetti. Questo non è assolutamente vero. Delrio, infatti, ieri è rimasto scioccato, ma io gli avrei detto: Delrio, cosa rimani scioccato? Che cosa ti aspettavi? Quando l'ABI si è lamentata dell'aumento di tassazione che alla fine gli porterà in meno 1 miliardo di euro e basta, perché e ricordiamo che Del Rio è rimasto scioccato perché diceva appunto come abbiamo dato 1.000 miliardi al sistema bancario e il sistema bancario si sta creando problemi per 1 miliardo di euro. E sì, il sistema bancario e il sistema finanziario è ingordo. Che cosa vi aspettate? Questa classe politica ha completamente distrutto l'iniziativa privata. Abbiamo regalato il nostro know-how all'estero, i migliori produttori italiani ormai si sono spostati all'estero e hanno regalato tutte le loro conoscenze costruite in anni di sacrifici e lavoro, le stanno regalando ai paesi esteri. E abbiamo un patrimonio pubblico che sta per essere completamente svenduto con la scusa di vendere le nostre caserme, quando alla fine si vogliono vendere palazzi, castelli, si vogliono vendere patrimonio di pregio, si vogliono vendere isole, si sono già vendute isole del nostro patrimonio. Quindi e anche le nostre aziende pubbliche. Vorrei ricordare il grande furto che stiamo per ricevere, ci metteremo contro in tutti i modi con Poste Italiane. Poste Italiane si cercherà di vendere il 40% per recuperare 3 miliardi di euro che si farebbero in 3 anni di attività. Cioè in 3 anni di attività otterresti lo stesso risultato mantenendo l'azienda. Solo un pazzo può andare verso questa direzione. Quindi chiedo a tutti, questo deve essere un incontro che non finisce qui, deve essere un incontro che poi continua e ci farà mettere nero su bianco una delle azioni da poter intraprendere anche nel nostro territorio. Ci siamo? Ci siete? Sì, Alessio. Sì, ci siamo. Mi senti? Sì, ti sento. Sì, va benissimo. È stato perfetto tutto quello che hai detto. Credo che questa parte in cui tu ti sei concentrato riguarderà molto il cosiddetto secondo blocco, e proprio il fatto in cui, come è avvenuto, diciamo, questo crollo del sistema finanziario attraverso i mutui subprime e le questioni, diciamo, economiche e finanziarie che tu hai citato anche attraverso le ultime diciture della svendita. Io adesso, se tu puoi rimanere in Sì. collegamento, vi passerei la parola all'autore del libro, Andrea degli Innocenti. Ci ha raggiunto anche Massimo Enrico Baroni della Commissione Affari Sociali e niente, ecco Vi ascolto. qui Andrea, al quale gli poniamo una prima domanda che riguarda appunto quest'isola che prima di invertire la sua rotta era stata per anni un laboratorio di modello di sviluppo basata sulla finanza speculativa. Andrea, ci vuoi raccontare com'era in passato e chi ha causato questo meccanismo perverso di crescita? Sì, innanzitutto grazie a tutti, grazie Massimiliano per l'organizzazione, insomma grazie a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare questo incontro. Diciamo che la storia dell'Islanda, la storia recente dell'Islanda è particolare perché in qualche modo quest'isola che è molto piccola e anche molto diversa da noi, dalla nostra esperienza. Dal nostro paese, anche dal nostro modo di vivere, eccetera, però in un certo senso riassume, proprio perché è piccola, isolata, sperduta in mezzo al mare, riassume e concentra nel tempo e nello spazio tutta una serie di dinamiche che invece possiamo ritrovare un po' in tutto il mondo, anche in Italia, ma magari le troviamo più diluite, più disperse, quindi anche più difficili da cogliere in questo senso. In Islanda è successo un po' tutto più in fretta. All'inizio, a partire la fine degli anni 90, è stato un laboratorio neoliberista, nel senso che c'è stato anche un disegno preciso che ha voluto sperimentare in questo contesto così piccolo, quasi per poterlo osservare quasi con la lente di ingrandimento, tutta una serie di riforme applicate in maniera improvvisa, anche violenta in qualche modo sulla popolazione,
ha creato dal nulla un centro finanziario internazionale. Poi però è successo un movimento contrario, opposto, nel senso che dopo la crisi, dopo che questo modello è crollato in maniera anche molto fragorosa, c'è stato appunto un allontanamento e un'incubatrice, un nuovo laboratorio però di modelli alternativi, nel senso che negli anni successivi alla crisi si sono strutturate tutta una serie di proteste e di alternative che appunto ci indicano magari anche quali possono essere poi le reazioni a questo tipo di modello. Ora, come è successo che l'Islanda è diventata appunto un laboratorio neoliberista? L'Islanda fino agli anni 90 era un paese con un'economia relativamente piccola, marginale, ma comunque un paese benestante, perché la vera povertà in Islanda, o comunque l'arretratezza, c'era agli inizi del secolo. In realtà poi a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, più o meno, con gli anni del piano Marshall, anche con la presenza statunitense sull'isola, che comunque fu una presenza molto contestata, ma che indubbiamente portò dei benefici economici all'isola, nel senso che erano gli anni, appunto, gli anni 50, in cui di fatto poi il capitalismo americano mostrava anche l'aspetto più morbido, no? L'aspetto dello stato sociale, dei finanziamenti, per cui di fatto in Islanda si era andata sviluppando fino agli anni 60-70 tutto un sistema di stato sociale, di previdenza molto 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 sviluppato, addirittura sviluppato anche a confronto con i paesi nordici, che storicamente sono gli stati con lo stato sociale più presente. Tant'è che sul finire degli anni 60 la società islandese aveva una fra le migliori istruzioni al mondo, uno dei tassi di alfabetizzazione più alti al mondo, aveva una delle sanità migliori al mondo, tant'è che aveva il tasso di mortalità infantile più basso al mondo e appunto in generale aveva uno stato molto presente nella vita dei cittadini, una società molto, molto egualitaria, con poche differenze, e anche una coesione sociale molto alta, facilitata sicuramente dal fatto che erano poche persone, sono tuttora poche persone. L'Islanda sono 320.000 abitanti, ai tempi erano anche qualcosa in meno, 250.000 circa. Questo modello sicuramente aveva anche i suoi contro, nel senso che poi un'economia così controllata da parte dello Stato, una società così controllata da parte dello Stato, basti pensare che la televisione, che era solo statale, trasmetteva solo per 3 giorni a settimana, per dare il tempo tipo alle persone di stare insieme, di parlare, o c'era, non lo so, c'era comunque gli alcolici erano proibiti, insomma era uno Stato molto presente, e questo aveva anche i suoi contro, nel senso che poi c'erano delle forme quasi mafiose, nel senso che c'erano poche famiglie che di fatto controllavano più o meno l'economia dell'isola. Ecco, succede che questo modello viene stravolto da un disegno preciso, nel senso che a partire dalla fine degli anni 70 inizia a salire al potere in Islanda una nuova classe politica di stampo ultraliberale, una classe politica che si forma proprio alla corte di Milton Friedman, che è il guru americano, appunto l'inventore in qualche modo della teoria neoliberista, e che poi attraverso anche dei confronti costanti appunto con la scuola di Chicago, con la scuola americana, inizia a spingere per questo cambiamento, per questa rivoluzione, fra virgolette, per questa controrivoluzione, come viene generalmente chiamata, per cui di fatto a partire dagli anni 70 questo nuovo gruppo di aspiranti politici inizia a entrare all'interno della classe politica tradizionale, e di fatto riesce in breve tempo, anche aiutato da dei poteri finanziari forti, a prendere il controllo
comunque a salire sulla scena politica, tant'è che verso metà degli anni 90 diventa il primo partito nazionale. E nel giro di pochi anni mette in atto questa rivoluzione neoliberale, nel senso che inizia privatizzando gran parte del patrimonio statale, le aziende, anche appunto il demanio pubblico, eccetera, e poi soprattutto la grande, diciamo, il passo principale, quello che veramente fa cambiare le cose in Islanda anche a livello sociale, è nei primi anni 2000 la privatizzazione in blocco delle tre principali banche del paese, praticamente di tutto il settore finanziario. Succede che quindi, e anche questo avviene in una maniera, viene pianificato, nel senso che c'è questo economista islandese, appunto discepolo di Milton Friedman, che scrive un libro in cui detta i punti programmatici che saranno seguiti per effettuare questa privatizzazione, che poi di fatto, riassumendoli, sono abbastanza semplici, nel senso che si tratta di privatizzare in maniera improvvisa. C'è qualche microfono acceso a parte quello di... Scusate un secondo. Privatizzare in maniera improvvisa e senza regolamentare questo nuovo mercato finanziario, di modo che le banche siano lasciate libere di crescere ed espandersi oltre misura, senza avere nessun tipo di freno neppure di consapevolezza. Basti pensare che l'Islanda era del tutto nuova a operazioni del genere, quindi non c'era neanche la competenza per portare avanti da parte delle stesse persone un'operazione del genere. Quindi succede che queste tre banche vengono privatizzate in blocco e inizialmente si rivolgono al mercato interno islandese, però si capisce che un mercato di 300.000 persone per delle banche che ambiscono a raggiungere livelli internazionali viene saturato abbastanza in fretta. Anche se questo passaggio è interessante perché c'è tutta un'operazione culturale che viene portata avanti e che nel giro di pochi anni stravolge anche il modo di vivere degli islandesi, nel senso che gli islandesi erano un popolo piuttosto... abituato al risparmio, per così dire, un popolo abituato a un'economia reale molto, molto solida, basata sulla pesca e su attività molto concrete, e abituato anche appunto alla pastorizia, forse, no? Anche la pastorizia, sì, ci sono moltissime colline con pecore che girano libere per tutto il paese, quindi diciamo che Questo cambiamento avviene in maniera molto repentina e un popolo di risparmiatori, perché le banche riescano effettivamente a fare i loro affari, deve essere trasformato in breve tempo in un popolo di consumatori, e questo avviene facendo leva su alcuni meccanismi, ad esempio di fatto anche sulla vergogna di essere identificati a livello internazionale come pescatori, no? L'immagine del pescatore un po' rozzo così viene contrapposta all'immagine invece del finanziere ben vestito, di successo, che ha successo con le donne, ha successo a livello internazionale, per cui attraverso una serie di operazioni spinte dalla televisione e dai mezzi di comunicazione gli islandesi si trasformano anche come popolo, perché poi di fatto queste grandi operazioni che a livello economico, a livello politico, poi di fatto hanno un impatto sociale molto molto forte, e una società molto paritaria si trasforma in breve tempo in una società dalle grandi differenze. Mi raccontavano alcuni attivisti islandesi che ho intervistato che praticamente capitava di vedere il proprio vicino di casa, che magari conoscevi non così bene, ma insomma conoscevi da molto tempo, che all'improvviso diventava improvvisamente ricco, senza sapere neanche bene perché, ma ricco a livelli che magari questo si comprava un jet privato e si spostava con quello, andava a fare shopping a Londra, oppure invitava alla sua festa di compleanno Elton John o il cantante di Duran Duran, che insomma cose, io non so voi, ma io non sono non l'ho mai vista una cosa del genere. Per cui ecco,
questo per dare l'idea del tipo di cambiamento repentino che avviene in una società a seguito di queste operazioni, che sono operazioni appunto economiche, ma che di fatto hanno delle ripercussioni a cascata su tutta la società. Per capire quanto viene finanziarizzata l'economia islandese, possiamo fare riferimento ad alcuni dati. Ad esempio, il complesso delle operazioni bancarie, le dimensioni delle tre banche nel 2000, quindi appena dopo la privatizzazione, era circa uguale al PIL islandese, era il 98%. Due anni dopo aveva raggiunto il 150%, nel 2007 era il 750%, quindi avevano raggiunto delle dimensioni enormi, paragonate all'economia dell'isola, che comunque cresceva, ma a ritmi ovviamente molto più lenti. E tutto il fatturato delle tre banche dal 2004 al 2008 si moltiplica di 8 volte, quindi ecco, diciamo, la finanziarizzazione dell'isola è qualcosa che avviene in maniera veramente massiccia, tant'è che un inviato del Fondo Monetario Internazionale, che è arrivato sull'isola dopo la crisi e intervistato, disse che, non mi ricordo a quale politico islandese, disse: voi vi dovete rendere conto che il vostro non è più un paese, ma è un hedge fund gigante. Questo per far capire un po' la situazione in cui si trovava l'Islanda. Situazione fra l'altro raggiunta attraverso una serie di operazioni veramente discutibili, e ciò nonostante legali, proprio perché il mercato finanziario non era stato minimamente regolamentarizzato da nessun tipo di legge, era stato lasciato libero, però di fatto le banche islandesi facevano il bello e il cattivo tempo, nel senso che facevano operazioni tipo si prestavano i rispettivi titoli di debito e li usavano come garanzia per prendere soldi in prestito da terzi. Quindi ovviamente era un'operazione che si chiamavano lettere d'amore, le chiamavano, perché potevano farla all'infinito, scambiarsi questi titoli a vicenda, usarli come garanzia e quindi potenzialmente crescere all'infinito. E così, ecco, diciamo, con queste operazioni si crea il primo modello islandese, quello che veniva portato da tutti come esempio di la riuscita di un capitalismo finanziario neoliberista che in pochi anni aveva reso ricca un'intera nazione e aveva reso gli islandesi, così dicevano, il paese più felice del mondo. Siamo arrivati alla prima parte. Prima parte. Grazie a tutti e grazie Andrea per questo primo step, ad Alessio Vellarosa che è rimasto in collegamento e sta ascoltando in tutto mentre si dirige in un'attività sul territorio in Sicilia, eccolo dietro, lo vedete che ci saluta, e adesso passo la parola al Claudio Cominardi che fra poco dovrà andare in commissione, e ecco a voi Claudio Cominardi, commissione lavoro. Grazie a tutti, grazie in particolare all'autore che devo dire ci ha dato modo di sentire un racconto veramente affascinante, soprattutto affascinante dal punto di vista antropologico. Io mi vorrei concentrare sul processo di trasformazione che ha avuto questo paese. Impressionante perché un paese come l'Islanda, che aveva un'economia così radicata sul territorio, un paese già piuttosto inquadrato dal punto di vista culturale e non solo, anche un benessere diffuso in quanto penso voi sappiate tutti che l'Islanda aveva, ma penso tutt'oggi, tra i redditi pro capite più elevati al mondo, come è riuscita in qualche modo a corrompersi nel proprio animo e a cambiare veramente in qualche modo anche in parte, fortunatamente solo in parte, anche la struttura mentale, mi viene da dire. E qui mi vorrei fare un collegamento, un raffronto con l'Italia, perché purtroppo ad oggi le risposte che vengono date e offerte alla crisi
sono le medesime che la crisi, diciamo, l'hanno creata, cioè sono risposte neoliberiste, quelle volte alla privatizzazione, quelle volte a risolvere il problema dagli stessi, diciamo, elementi che le hanno creato, come la finanziarizzazione assoluta, così come ci ha spiegato il buon Alessio Villarosa. E vorrei anche offrire un altro elemento di spunto di osservazione rispetto a quello che è l'Islanda, quello che è l'Italia. Io nell'Italia, rispetto agli altri paesi, in particolare anche della zona euro, ma mi riferisco ai paesi in particolare dell'Occidente, ha una particolarità che altri non hanno, cioè ha un tessuto produttivo legato alle microimprese, le piccole e medie imprese, un tessuto talmente diffuso che circa il 90% delle imprese sono quelle piccole e medie, ed è una forza, ed è un valore aggiunto, perché è più difficile in qualche modo andare a distruggerlo, anche se oggi avviene perché chiudono tutti i giorni delle aziende. Ecco, io mi interrogo su come questo, come ripeto, questo cambiamento sia stato così repentino. Ovviamente i mezzi di comunicazione, come hai spiegato bene prima, hanno giocato il loro ruolo, ma soprattutto come gli islandesi si sono resi conto che questo modello non poteva funzionare, e hanno ribaltato un modello nel giro di pochissimo tempo. E questa è una cosa assolutamente interessante che mi piacerebbe approfondire con te, visto che non abbiamo ancora toccato nello specifico il tema delle rivolte sociali, e capire un po' quali sono stati i loro strumenti di battaglia, di attivismo, di scontro. E ecco, la mia preoccupazione rispetto alla possibilità di prendere a modello l'Islanda, gli islandesi, gli attivisti, questa gente che veramente ha mandato a calci nel sedere via una classe politica intera e anche la classe dirigente, quella legata al settore finanziario, al settore bancario, in un paese come l'Italia, che purtroppo lo trovo in parte vecchio culturalmente, oltre che anagraficamente, e in parte è un sistema molto complesso, perché è molto strutturato, è legato alle corporazioni, è legato volendo anche alla questione di carattere religioso, al cattolicesimo, che forse non ha, in qualche modo è vincolante, perché non dà in parte quell'impeto, quella voglia di cambiamento, dorme un po' su se stessa. Però sicuramente dei meccanismi ci sono, secondo me, per scardinare questi modelli anche in Italia, però magari prendere anche degli spunti. Ovviamente ci credo, perché altrimenti non sarei qui. Però appunto, se ci puoi offrire ulteriori spunti, te ne sarei grato. Grazie. Grazie Claudio. Andrea, ti chiediamo una cortesia, ti può appuntare le questioni che ti ha detto Claudio. Adesso, per motivi sempre di impegni in aula, in commissione, eccetera, passiamo la parola a Massimo Enrico Baroni della commissione 12 Affari Sociali e Sanità. Allora, ciao Massimiliano, ciao Andrea. E un saluto a tutti quanti. In particolare, prendendo la parola, ci tengo a ringraziare l'impegno di Andrea in questa direzione, per appuntare i fari su questo argomento, e ci tengo a ringraziare Massimiliano, che è stato organizzatore, promotore e factotum di questo mini convegno, che appunto, come ha detto Alessio, spero che ci sarà un continuum. Io la prima volta che ho sentito parlare di Islanda avevo visto diversi film di Michael Moore, tra cui The Corporation e altri, e a un certo punto sono imbattuto in un film che consiglio a tutti di vedere, perché ha delle fonti fantastiche citate all'interno del film documentario, a differenza di Michael Moore, che non cita molto le fonti, ed è Inside Job.
questo è un video documentario, un film documentario che appunto per la prima volta mi ha fatto conoscere quello che è successo in Islanda e come diciamo la grande finanza internazionale abbia proprio scalato e conquistato un paese imponendo le proprie regole, perché il modo in cui attraverso la finanza impone le proprie regole è proprio la deregolamentazione, cioè si parte da un presupposto in cui il capitalismo, il liberismo possa fare del bene o possa creare dei danni. Ecco, questo è un paradigma che è sempre rimasto nella discussione, si è sempre parlato di quanto potesse e in che misura e su quali aspetti. Poi a un certo punto, come ben sappiamo, dalla fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 il paradigma è saltato, perché incominciava il paradigma individualista era al massimo, culturalmente individualista era al massimo della propria espansione, e per cui fondamentalmente il messaggio che doveva passare era: se non ti sta bene comunque devi farti i fatti tuoi, perché non hai nessun tipo di non puoi avere nessun tipo di pretesa sulla libertà dell'altro. Cioè la famosa frase "la mia libertà finisce dove inizia la tua" è una frase che non significa niente, non ha mai significato niente, perché viene usato in tutti i contesti, sia da parte di chi aggredisce e sia da parte di chi di fatto viene abusato nei propri spazi, nelle proprie prerogative, nei propri diritti. Però è assurdo il fatto che una frase di questo genere diventa importante, almeno di chi si occupa di microsocietà, di microcontesti, di contesti di convivenza, di cultura di convivenza, che è la parola libertà che ci ha fregato, perché se noi non la sostituiamo con il suo opposto, perché ogni parola contiene in sé il suo opposto, però se non abbiamo chiaro qual è il suo opposto, abbiamo praticamente delle difficoltà enormi a capire di cosa stiamo parlando, perché la libertà senza la responsabilità non ha nessun significato, di fatto è un'aggressione morale nei confronti della persona che abbiamo davanti, perché responsabile significa che io ho un dialogo, responsum habilis, sono abile a rispondere relativamente all'interno di un dialogo. La libertà è esattamente il contrario, cioè nel senso io non devo rispondere dei miei comportamenti, i miei comportamenti nascono e si giustificano in maniera autoreferenziale che poi gli altri si dovranno adattare. Ecco, quindi diventa importante per un ragazzo, per un bambino, per una persona che magari legge alcuni libri, come collegare l'economia con un'abitudine giornaliera, cioè che contesto, come mai normalmente le grandi economie appassionano i giovani oppure non appassionano affatto, no? Abbiamo dei ragazzi che sono praticamente pochi, che si appassionano ai temi economici o di giurisprudenza, e altri che non li capiscono, vengono completamente esclusi da un dibattito civico, da un dibattito di crescita civile. Io ricordo, almeno nella mia materia, che la psicologia clinica, negli ultimi anni, 3-4 anni, almeno i professori che ancora leggo, quei pochi che ancora leggo, che ancora pubblicano, ce n'è uno che praticamente ha iniziato a scrivere delle piccole, come si chiama all'inizio quando fai l'editoriale, degli editoriali, che dice che in questo momento gli studenti di psicologia, gli specializzanti di psicologia non possono capire la psicologia se prescindono dal dibattito in essere di tipo economico. Ed è anche lì, c'è questa, di nuovo questo aspetto, è come se la psicologia, per esempio, è come se la psicologia avesse questa tendenza a chiudersi all'interno di paradigmi individuali, quindi la relazione duale, il contesto è sempre io-tu, non è mai noi e non è mai gruppale, difficilmente gruppale, eccetera, perché nel momento in cui il contesto diventa gruppale, c'è un circolo, c'è una,
un circolo di responsabilità, si crea in automatico la comunità. E quindi quello che è affascinante da parte dello studio di Andrea, secondo me, è il fatto che lui abbia colto l'occasione per capire come un'isola, poi c'era Battiato che diceva chi nasce su un'isola ha sempre questa sensazione di essere incompleto, e questa cosa è particolare, insomma. E, comunque, per tornare agli islandesi invece, non alla Sicilia, è riuscito appunto a capire che è proprio in questa dialettica incompleto, completo, un'isola è comunque una forma completa, è comunque, per quanto c'è il mare, c'è lo scambio, cioè si presuppone che abbia un'omeostasi abbastanza chiusa e quindi le variabili sono facilmente controllabili, è più facile controllare cosa entri e cosa esci. Nel momento in cui apri i rubinetti ed escono e inizia un flusso incontrollato di denaro, come prevede un neoliberismo spinto, i cui regolatori devono essere minimizzati, marginalizzati, e i regolatori di solito è la politica, sono la politica, e in quel momento lì praticamente abbiamo un esperimento vero e proprio, come dice Andrea. Quindi per chi può, per cui io poi da lì per esempio ho capito cosa erano quanto hanno influenzato i mutui subprime dagli Stati Uniti e come hanno influenzato la crisi del 2008-2009, che è una crisi di sistema, perché da crisi acuta di fatto si è cronicizzata, e poi di come abbiano funzionato quello che diceva Alessio prima. I CDO sono i Collateral Debt Obligation e sono praticamente queste fette di prosciutto che mettono all'interno delle obbligazioni quando tu vai in banca a investire i tuoi soldi. Sono questi sandwich in cui abbiamo questi mutui subprime attraverso dei riporti matematici, dei calcoli matematici, perché sono delle vere e proprie opere di ingegneria finanziaria che creano questi CDO e che vengono sparsi, perché attenzione, l'Europa, con l'Europa non possiamo spargere il debito di uno Stato che deve essere rigorosamente separato, perché l'idea degli Eurobond è proprio quella di ripartire in maniera diversamente responsabile, ma comunque responsabile il debito. In questo momento c'è un rifiuto da parte di coloro che comandano al tavolo, che dice no, il debito è vostro e ve lo tenete voi, però tutti i benefici primari e secondari del fatto di essere al centro di questo flusso economico europeo ce l'hanno i paesi centrali dell'Unione. Quindi a me da questo punto di vista interessa parecchio. Un'ultima riflessione che devo fare, insomma, in quanto appartenente alla Commissione Affari Sociali, è che noi in Italia abbiamo un altro esperimento quasi chiuso, semichiuso, che è quella della sanità pubblica. Noi insieme alla Francia, però la Francia è gestita in maniera un po' diversa, eravamo considerati da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità una delle migliori sanità per quanto riguarda l'accesso alle cure e per quanto riguarda l'universalità. Adesso questo dato è peggiorato ovviamente, anche di molto, e di fatto ci sono in atto tutta una serie di attacchi ai fianchi, tra cui c'è la medicina transfrontaliera, c'è il fatto di stressare il sistema pubblico cercando di mantenerlo inefficiente, perché se io riesco a mantenerlo inefficiente farò sempre apparire come il privato, come virtuoso, coi conti a posto, e ci mancherebbe altro. Facciamo addirittura, gli politici dovrebbero far entrare il privato che non è virtuoso, non è con i conti a posto. Quindi se io sto facendo il gioco delle tre carte, se io sto facendo un doppio gioco, ho tutto l'interesse al fatto che il pubblico non deve funzionare, perché magari ho tutta una serie di interessi non meglio specificati io come politico a fare in modo che il privato in sanità possa aumentare le proprie fette di mercato e la propria credibilità. E anche se poi non ci sono contratti a tempo indeterminato, anche se poi
ci sono tutta una serie di questioni storiche importantissime sul privato in sanità, che significa rinunciare all'articolo 32 della Costituzione. Quindi in questo momento c'è un attacco importantissimo ai sistemi pubblici che funzionano o che funzionavano bene fino all'altro ieri. E quindi è ovvio che se tu hai un sistema intruppato, un sistema sanitario intruppato in cui i pronti soccorsi sono proprio intruppati perché non funziona la sanità di prevenzione primaria e terziaria, che dovrebbe levare domanda ai pronti soccorsi, e quindi fa da imbuto il pronto soccorso. Il pronto soccorso è stato tagliato perché ha dei costi molto, molto onerosi, ma non si è riuscita a ripartire la domanda di aiuto e di cura in altre situazioni, come gli ambulatori territoriali o l'assistenza domiciliare. E l'assistenza domiciliare in diretta non si è voluto, non si è riuscito, perché gli interessi degli imprenditori della sanità permettono il controllo dei flussi di denaro in maniera importante. Avere dei servizi radicati in maniera capillare sul territorio non ti permette di controllare il denaro né le cosiddette clientele, per cui diciamo che per quanto mi riguarda tutto torna. E il problema è che è difficile da spiegare ai ragazzi, è difficile da spiegare a chi non si intende di economia, perché bisogna rendere un racconto appassionato, per cui Andrea, almeno sul post del blog, perché io purtroppo da quest'anno non ho avuto tempo di leggere libri che non fossero specificamente pezzi di libri relativi al fatto che al lavoro parlamentare, però mi sarebbe piaciuto molto leggerlo. Il post del blog e l'articolo del Fatto Quotidiano di ieri mi confermano, insomma, che deve essere un bel libro da leggere, che apre un mondo, magari speriamo che lo leggano i giovani, e che apra un mondo, apre le menti. Questo è un libro che apre la mente, è un libro zen. Quindi, se effettivamente chi l'ha letto è stato onesto nel recensirlo, perché io non l'ho letto. Però, insomma, se mi confermi che Inside Job, che è questo video documentario che si trova su YouTube in italiano, può essere una via di accesso al tuo libro, io credo che siamo sulla strada giusta per fare un'informazione corretta, ecco. Scusate se mi sono dilungato. Grazie Massimo per il tuo prezioso intervento. Adesso io passerei la parola ad Andrea, che può rispondere così alle questioni poste da Claudio Cominardi e successivamente da Massimo. Sì, grazie Claudio, grazie Massimo. E poi Andrea, se ci puoi raccontare, diciamo, come è accaduto che da un giorno all'altro questo sistema perverso di crescita sia crollato, e soprattutto quali sono state le fasi più salienti che hanno svegliato i cittadini islandesi. Quindi la parte un po' la domanda rientra nella domanda che ti diceva Claudio e al contempo anche Massimo. Grazie. Sì, grazie. Sì, volevo fare una parentesi sul concetto di libertà di cui parlava Massimo, perché in effetti è qualcosa di fondamentale a livello semantico, sì. E proprio perché è il valore che è stato messo al centro in maniera indiscussa di questo tipo di società, nel senso che è una società orientata alla libertà, però poi di fatto non c'è stato nessun dibattito su quale appunto fosse il vero significato di libertà e che tipo di libertà fosse quella predicata da questo tipo di società, perché poi se andiamo a vedere poi di fatto la libertà di cui la libertà che viene propagandata è di fatto una libertà non di cittadino ma di consumatore, che è una cosa ben diversa, nel senso che siamo liberi di comprare qualsiasi cosa, di scegliere fra infiniti prodotti, il che quasi automaticamente trasforma qualsiasi cosa in un prodotto, però non siamo liberi di decidere se accettare o meno questo modello, cioè questo modello è imposto, all'interno di questo modello siamo liberi di fare infinite scelte. E
che poi al tempo stesso, appunto, avere la possibilità di fare infinite scelte senza avere la consapevolezza di ciò che stiamo vivendo equivale praticamente a non avere la libertà, quindi è anche una contraddizione in termini. Per cui ecco, questo sicuramente è uno spunto interessantissimo su cui riflettere e su cui poi vabbè sicuramente ci sono persone che insomma ci sono pubblicazioni molto molto interessanti anche da questo punto di vista. Sui fatti islandesi la cosa interessante appunto è che altrettanto rapidamente come si è creato questo modello anzi forse ancora più rapidamente si è sfaldato, nel senso che proprio in seguito alla crisi dei mutui subprime e al fallimento di Lehman Brothers che avviene nel fine settembre, inizio ottobre, mi pare il 5 ottobre 2008, accade che le banche islandesi, che fino ad allora tutto l'economia, tutto il sistema della finanza islandese che fino ad allora era andata avanti proprio perché i venti della finanza a livello globale erano favorevoli, ma che in realtà era un castello di carte, nel senso che era un'economia che poi di fatto non poggiava su niente. Appena il sistema finanziario a livello globale si contrae proprio in base, proprio in seguito a questa crisi innescata negli Stati Uniti, questo castello di carte crolla fragorosamente nel giro di pochi giorni, nel senso che le tre principali banche del paese, che erano diventate il fulcro del paese, cioè quello che davano lavoro a quasi tutti, che avevano prestato soldi praticamente a tutti per i mutui della casa, per le macchine, per il televisore, per qualsiasi cosa, gli islandesi avevano iniziato a comprare a debito qualsiasi cosa, accendevano mutui facilissimi queste banche senza praticamente avere nessuna garanzia. Ecco, di fatto queste banche crollano nel giro di pochissimi giorni, una dopo l'altra. Il governo islandese, qui c'è da sfatare un po' un mito, non è che non ha voluto salvare le banche, semplicemente non ha potuto salvare le banche, nel senso che in quel momento le dimensioni delle banche erano talmente grandi che rispetto al PIL dell'Islanda, rispetto alle dimensioni dell'economia islandese, che anche volendo il governo non avrebbe potuto fare praticamente niente. Ecco, le banche crollano, gli islandesi si trovano da un giorno a un altro praticamente poveri, senza ricoperti di debiti, con la moneta che si svaluta in maniera impressionante e tanti di questi debiti erano indicizzati su monete estere, quindi si capisce che diventavano debiti enormi anche paragonati al valore poi delle cose che erano state acquistate e, cosa ancora peggiore, non sapevano cosa era successo, perché fino a pochi mesi prima, fino al giorno prima praticamente del collasso, c'era una sorta di mantra che ripeteva che tutto andava bene, che l'economia era fiorente, che era un'economia solida, c'erano tanti, con tanto di studi di economisti e poi è venuto fuori, erano stati pagati di fatto da chi aveva interesse nel settore finanziario, ma da allora non si sapeva, economisti di fama anche internazionale, uno di questi viene citato proprio nel film Inside Job, che mettevano la loro firma su studi fatti invece da altre persone, costruiti dagli stessi CEO delle banche, che poi facevano firmare questi studi, e di fatto questi studi dimostravano che l'economia andava bene, insomma che tutto sarebbe continuato ad andare bene anche negli anni successivi. Poi invece da un giorno all'altro tutto crolla e di fatto in qualche modo il fatto che sia crollato di colpo ha creato uno shock nella popolazione, no? Mentre in altre parti, come anche in Italia, comunque la crisi l'abbiamo assimilata in maniera più graduale, no? Abbiamo iniziato a sentirne parlare quando di fatto non la vivevamo, neanche la percepivamo. E poi pian piano si è inserita sempre di più nel discorso mediatico, poi abbiamo iniziato a sentirne gli effetti, ma in qualche modo l'abbiamo somatizzata, ce ne siamo appropriati pian piano. Lì è stato, appunto, fino al giorno prima erano il paese più felice del mondo, così venivano descritti, mi pare fosse l'Economist o comunque qualche rivista internazionale, e il giorno dopo erano poveri, senza più niente. E quindi la prima reazione è stata una reazione ovviamente di rabbia, di paura, anche una rabbia senza, caotica, come dire, di pancia, no? Nel senso, gli islandesi iniziano a scendere in piazza, iniziano a protestare, ma non sanno neanche contro chi. Mi raccontava Ordur Torfason, che è un cantante attivista islandese, che è stato uno degli animatori delle proteste, che
lui in prima persona è andato sotto al Parlamento e ha iniziato a chiedere ai politici che uscivano per la pausa pranzo, a chiedergli: ci volete spiegare cosa è successo? E questi rispondevano: noi non lo sappiamo. Cioè, le persone che in teoria dovevano, la classe dirigente di un paese che doveva guidare il paese, non sapeva neanche, non sapevano cosa era successo. Ecco, succede che appunto ci sono delle proteste incredibili per un paese come l'Islanda, un paese molto pacifico che mai aveva conosciuto proteste in piazza del genere. Le persone si riversano davanti al Parlamento a protestare, ci restano per giorni e giorni, ma la cosa più bella in qualche modo che si verifica in queste proteste è che pian piano da questa rabbia cieca iniziale poi si va strutturando un movimento invece che vuole inizialmente almeno capire cosa è successo, no? Perché poi parlando fra di loro le persone iniziano a confrontarsi, iniziano usando con questo pretesto, questa occasione appunto che è questo crollo fragoroso di un modello, le persone iniziano a parlarsi per capire com'è che tutti di colpo sono diventati poveri, no? Quando fino al giorno prima erano ricchi. E quindi allora si iniziano a organizzare degli incontri in piazza, si iniziano a organizzare delle tavole rotonde, si invitano esperti di vario tipo, persone che mettendo insieme le proprie conoscenze provano a costruire un percorso collettivo di riappropriazione anche del proprio percorso, di comprensione di ciò che era successo. E accade che appunto questo movimento inizialmente caotico si va pian piano strutturando attraverso appunto un processo di consapevolizzazione delle persone. E accade che vogliano, che escono tre richieste inizialmente. Appunto, gli islandesi come primo step vogliono far cadere il governo responsabile di questo, insomma, di tutto quello che era successo, perché di fatto era lo stesso governo, lo stesso partito politico che aveva di fatto iniziato le privatizzazioni, aveva iniziato questa controrivoluzione, poi di fatto era lo stesso, era rimasto al governo per una ventina d'anni e che c'era anche quando al momento in cui tutto è crollato. Quindi si vuole far cadere il governo. Si vogliono far cadere le autorità di controllo finanziario che di fatto non avevano controllato che le cose, le privatizzazioni o comunque l'attività delle banche avvenisse appunto in maniera limpida, avvenisse in maniera chiara, e si vogliono le dimissioni del governatore della banca centrale. Gli islandesi sono in piazza, continuano a stare in piazza, ci stanno per 14 settimane senza di fatto abbandonare mai il presidio. E poi laddove un altro governo probabilmente avrebbe chiamato l'esercito, perché una volta finite quei 400-500 poliziotti, quanto saranno quelli islandesi, poi di fatto avrebbe chiamato l'esercito. Ora l'Islanda ha la particolarità di non avere l'esercito, per cui finiti i poliziotti a disposizione, il governo ha detto vabbè, qui mi sa che ce ne dobbiamo andare noi. E quindi hanno fatto le valigie e hanno dato le dimissioni, è caduto il governo. E ci sono state insomma delle elezioni molto, molto partecipate, insomma anche si è creato poi anche un movimento in qualche modo simile a quello che magari è il Movimento 5 Stelle, che è nato proprio dalle proteste di quei giorni e che poi ha trovato anche una rappresentanza in Parlamento, ma soprattutto questo grosso movimento poi si è riattivato varie volte per portare avanti poi altri discorsi. Primo fra tutti il discorso sul debito, perché succede che quando queste banche crollano da un giorno all'altro lasciano ovviamente dei debiti insoluti. Lasciano dei grossi debiti insoluti che però per la prassi che viene ormai è praticamente un assioma di questo tipo di società, finché il privato va bene, finché il privato fa profitti, i profitti sono privati, quando il privato fallisce, allora la legge del mercato non vale più perché i debiti diventano pubblici, no? Si socializzano, per cui il pubblico si deve far carico del fallimento del privato, è quello che stava succedendo anche in Islanda. Per cui di fatto quando i creditori erano venuti a battere cassa alle banche fallite,
avevano chiesto al governo di farsi carico di questo pagamento e il governo, come avviene normalmente, si era fatto carico di questo pagamento e ha detto va bene, noi vi facciamo una legge per cui vi restituiamo in tot anni questo debito, lo socializziamo, lo spalmiamo sulla popolazione con una tassazione in quel caso specifica, perché era un debito che andava restituito, non finiva nel calderone del debito pubblico, ma andava restituito in maniera precisa e chiara nel tempo, per cui c'era una sorta di tassazione aggiuntiva quantificabile mensile sulla popolazione, che però in questo caso era una roba abbastanza assurda, nel senso che appunto stiamo parlando di parliamo del fallimento di banche di dimensioni internazionali che agivano come attori sul mercato globale, e parliamo di un'isola in cui invece le persone erano rimaste quelle lì, erano sempre 320.000, non si erano moltiplicate come gli affari delle banche. Per cui ovviamente un debito globale spalmato su una popolazione molto piccola diventa un debito insostenibile. Nonostante fosse stato spalmato su 15 anni, le famiglie islandesi si trovavano a pagare più di 100 euro al mese a famiglia per 15 anni, tra l'altro in una situazione economica molto, molto già difficile di per sé, quindi era qualcosa di insostenibile. Peraltro alcuni dei creditori, fra cui l'Inghilterra e l'Olanda, avevano posto delle condizioni per il ripagamento di questo debito anche abbastanza assurde, nel senso anche con dei tassi di interesse superiori alla norma, nonostante la situazione fosse quella che era. Però ecco, probabilmente in un altro contesto, anche la popolazione islandese avrebbe accettato in qualche modo questa misura che gli veniva imposta e gli veniva detto che era inevitabile, che non si poteva fare altrimenti, no? Che poi è questo il trucco poi del sistema, dire che ogni riforma, ogni misura è inevitabile perché bisogna fare così, perché c'è un debito da ripagare, ci sono dei problemi economici da sistemare e quindi dobbiamo fare delle riforme che poi sono riforme politiche spesso. In quel caso però, ecco, il fatto che proprio da poco si fosse creato questo grosso movimento di partecipazione e di fatto in quel momento la consapevolezza dei cittadini islandesi fosse molto alta, proprio perché fosse stata stimolata da questa crisi che però aveva in qualche modo ravvivato le coscienze, si riaccende un dibattito molto forte sul debito, per cui gli islandesi non ci stanno fondamentalmente, e fanno una petizione, una grossa petizione online, in cui più di 60.000 persone appongono la propria firma, per cui si capisce che 60.000 persone su una popolazione di 300.000, tolti i minorenni, ora non so esattamente la percentuale, ma insomma è una fetta molto consistente, praticamente quasi un terzo della popolazione avente diritto. E il Presidente della Repubblica si ritrova sulla scrivania questa legge pronta per essere firmata ed approvata sulla restituzione del debito, non se la sente di approvarla e indice un referendum. Indice un referendum che, come si può capire, ha risultati abbastanza scontati, nel senso che la popolazione si oppone a questo pagamento del debito. Ci sono poi delle ripercussioni a livello internazionale, perché poi ci sono state delle cause, ma di fatto poi la Corte Europea dell'EFTA dà ragione all'Islanda, nel senso che, creando anche un precedente interessante, nel senso che ammette che in quel caso quel referendum dei cittadini islandesi è valido e vale a livello anche di giurisdizione internazionale, per cui vale più quella decisione piuttosto che le richieste che arrivavano da due stati esteri come Inghilterra e Olanda, il che appunto crea un precedente anche molto interessante. Però appunto non finisce neanche qui, poi c'è tutto un percorso anche di appunto da queste proteste poi si inizia anche un percorso invece più propositivo che porta risultati veramente straordinari, nel senso che viene riscritta la Costituzione, poi c'è tutto un discorso anche su come viene riscritta la Costituzione che è interessantissimo, ora magari lo accenno e basta, però ecco, anche quello è veramente un percorso di democrazia partecipata veramente da studiare, perché di fatto si parte creando delle grosse assemblee, tavole rotonde molto partecipate in cui le persone iniziano
a buttare giù idee, impressioni o comunque a cercare di capire quali sono i principi su cui vogliono basare la loro nazione in qualche modo rinnovata da queste proteste e da questi movimenti. La Costituzione che era in vigore fino ad allora in realtà era un foglio di carta che era stato preso, insomma una Costituzione era stata presa in prestito dal Regno di Danimarca, perché prima l'Islanda faceva parte del Regno di Danimarca, era stata un po' modificata, ma di fatto era rimasta praticamente uguale. Ecco, si decide di riscriverla, con questo processo, invece che farla scrivere appunto a poche persone con un processo chiuso, si decide di aprire questo processo, che poi di fatto assume anche un valore simbolico importante di rinnovazione di un paese, di aprirlo alla fetta maggiore, il più ampia possibile di popolazione. Per cui poi di fatto c'è anche tutto un sistema di condivisione attraverso anche mezzi tecnologici, social network, dirette streaming, cogliendo suggestioni, poi l'Assemblea Costituente che coglieva suggestioni da parte di cittadini che da casa mandavano i loro spunti, grosse discussioni, anche comunque ovviamente quando appunto si parla di democrazia partecipata mi raccontavano che non è stato per niente semplice, cioè ovviamente per scrivere un testo che deve essere la base del proprio paese ci sono anche si deve cercare di mediare fra persone che la pensano in maniera completamente opposta fra di loro, però ecco alla fine esce questo testo anche molto bello, nel senso che ci sono articoli che mettono al riparo la nazione dalle speculazioni finanziarie. Ci sono articoli che dichiarano che la natura, i beni comuni dell'Islanda sono proprietà dei cittadini islandesi e non possono essere privatizzati. Insomma, un testo veramente all'avanguardia, che però rappresenta anche una piccola nota, una discreta nota negativa, nel senso che è stato approvato con un referendum, ma purtroppo da circa un anno è in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento islandese, che tarda ad arrivare. E non è neanche all'ordine, cioè non è stata neanche calendarizzata, per cui poi di fatto questo apre anche una serie di dibattiti su quale sia la situazione attuale in Islanda dal punto di vista politico, nel senso, mentre comunque rimane un grosso fermento a livello di movimenti e iniziative di cittadinanza, poi a livello politico in realtà attualmente ci sono dei rigurgiti del vecchio sistema che cerca di rifarsi avanti anche sfruttando un ritrovato benessere anche in seguito a queste riforme, insomma ritrovato abbastanza in fretta anche in seguito a queste riforme. Poi insomma ci sono tante altre cose, ad esempio tante leggi sulla libertà dei nuovi media, su internet, lo stesso Julian Assange ha partecipato alla stesura di una legge all'avanguardia per quanto riguarda i nuovi media, e che ha dato i suoi frutti proprio durante lo scandalo WikiLeaks, perché appunto quando tutti erano stati bloccati tutti i conti correnti online che permettevano le donazioni verso i conti correnti di WikiLeaks, erano stati bloccati i circuiti Visa, Mastercard, eccetera, l'Islanda è stato l'unico paese che ha accusato, cioè che ha di fatto condannato questi circuiti e li ha costretti a riaprire, e poi di fatto per cui attraverso i donatori islandesi è stato possibile poi continuare a finanziare la libertà di informazione. Ecco, diciamo questo più o meno per riassumere quello che è successo nel secondo momento. Poi in realtà ci sarebbe anche tutto un discorso, ma vediamo se abbiamo tempo, su come sono cambiati anche gli stili di vita in questa seconda fase, che è altrettanto interessante, nel senso che c'è stato un ritorno in qualche modo consapevole a tutta una serie di modelli precedenti insomma un nuovo cambiamento sociologico che andava nella direzione opposta rispetto a quello avvenuto poi durante gli anni della finanziarizzazione. Grazie Andrea per il tuo prezioso intervento, e ringraziamo Carla Ruocco che è stata qui, ha partecipato e ha ascoltato, purtroppo non può intervenire perché è dovuto andare in commissione, e ringraziamo anche Massimo Baroni che è andato anche lui in un altro impegno istituzionale, e adesso passerei la parola a Daniele Pesco che ci ha raggiunto poc'anzi. A te Daniele, grazie. Grazie Massimiliano.
Allora, un secondo, scusate, ringraziamo anche Alessio Villarosa che è stato in collegamento e ci saluta, però anche lui adesso ha un impegno importantissimo. Quindi grazie Alessio per la tua partecipazione a questo hangout e a questo, diciamo, confronto tra Islanda ed Italia. A te, Daniele. Grazie Massimiliano. Allora, innanzitutto io riesco a essere presente perché sono stato sospeso. Penso che anche Alessio abbia ricordato il fatto. Siamo stati sospesi proprio per una cosa riferita alla nostra banca centrale, insomma, la nostra Banca d'Italia. E quindi, insomma, il problema banche è un problema che ci poniamo spesso. In Islanda, appunto, abbiamo visto quello che è successo e io avrei da fare una domanda. Riguardo a, diciamo, il tutto è nato, appunto, documentandomi, ho letto, così come hai ripetuto anche te, che è nato un po' dalla banca, che tra l'altro era una banca che svolgeva il compito di banca centrale fino al 1960, aveva il compito di stampare le banconote. Ebbene, questa banca in pratica è fallita da un giorno all'altro. Volevo chiederti, tu sai in che modo è fallita questa banca? Nel senso, sono stati i creditori che hanno avanzato i loro crediti proprio nello stesso giorno, oppure c'è stato un altro avvenimento finanziario? Non voglio interrogarti, voglio solo sapere se a livello internazionale proprio cosa è successo quel giorno. Poi magari faccio altre domande. Va bene se la conduciamo un pochino così, Massimiliano? Sì, va benissimo. Io a questo punto vi passerei direttamente la parola a te, Andrea, in questo, Ok. diciamo, botta e risposta. Ciao. Grazie. Sì, no, è successo fondamentalmente che c'è stato, è stato una, forse non eri ancora, comunque è stata una conseguenza praticamente immediata della crisi innescata dai mutui subprime negli Stati Uniti e dal fallimento di Lehman Brothers. Quindi dalla paura anche che si era generata sui mercati internazionali, che ha portato a una contrazione del mercato finanziario a livello internazionale, e le banche islandesi, essendo, mentre da altre parti, in quasi tutto il resto del mondo, storicamente c'era stata la differenziazione fra banche d'affari e banche commerciali, che poi era stata abolita praticamente ovunque, però di fatto, le banche avevano anche più consapevolezza e più capacità di gestire il rapporto fra investimenti a rischio e magari il fondo cassa e comunque investimenti sicuri. Le banche islandesi erano passate nel giro di pochi anni dall'essere delle banche che fondamentalmente appunto stampavano o stampavano moneta o comunque prestavano a 300.000 persone, quanti sono gli islandesi, all'essere invece delle banche d'affari e commerciali contemporaneamente, ma più che altro d'affari su scala internazionale. E quindi si erano lanciate in questo mondo in maniera anche molto incosciente, cioè facendo, rischiando più di tutti, ingrandendosi e vincendo più di tutti finché le cose andavano bene, ma poi fallendo clamorosamente quando le cose sono iniziate ad andare male. Un'altra cosa che ha influito era l'impossibilità del governo islandese di salvare le banche in quel momento, proprio perché le banche si erano ingigantite ed erano di proporzioni paragonabili a un mercato globale, mentre il governo l'economia islandese reale poi di fatto era rimasta comunque proporzionata a un popolo comunque di 300.000 abitanti. Grazie mille. In Italia penso che sia successa una cosa simile, o meglio, si stia svolgendo una cosa simile, se pensiamo a Monte Paschi, dove c'è una grande banca dove appunto si sta cercando di riuscire a tenerla in piedi pur avendo grandi criticità. Ecco, in Monte Paschi si è ravvisata comunque una forte partecipazione da parte del pubblico nelle scelte, nel senso che molte istituzioni, molte persone sono state proprio nominate da istituzioni pubbliche e appunto vi è quasi il sospetto che appunto una mala gestione da parte di queste istituzioni abbia appunto portato a quasi appunto a questa molto critica dell'istituzione bancaria. Ecco, anche in Islanda vi è una partecipazione pubblica alla gestione delle banche tramite, cioè, pardon, gestione pubblica che appunto in Italia è nata in seguito alla privatizzazione, nel senso noi avevamo delle banche che erano comunque pubbliche, privatizzandole, quindi grazie a questa attività di privatizzazione ne è nata la guida, diciamo, attraverso le fondazioni bancarie.
private, fondazioni però all'interno delle quali vi è appunto il soggetto pubblico. Ecco, devo chiedere se anche in Islanda vi è un assetto, se lo sai, insomma, non è un problema, se vi è un assetto simile e quindi pericoloso dal punto di vista della gestione. Sì, in Islanda è successa una cosa molto particolare, nel senso che quando si è dato il via alle privatizzazioni, inizialmente sembrava che il governo volesse seguire un modello di quasi di azionariato popolare, nel senso che avevano messo delle quote molto, delle soglie molto basse al massimo che ognuno poteva possedere, tipo il 4%, e sembrava appunto l'idea era partecipiamo tutti alle cose, che poteva anche avere un suo senso, no? Poi in realtà succede che a un certo punto, arrivati più o meno al 40% delle privatizzazioni con questo modello, il governo cambia completamente idea e svende in blocco tutta la percentuale restante delle banche a degli investitori singoli che poi di fatto erano fondamentalmente, facevano riferimento ai due partiti principali che c'erano in quel momento. Per cui poi le banche vengono affidate a degli uomini di fiducia che, per cui c'è anche lì in quel caso una collusione molto forte fra un sistema politico corrotto e un sistema finanziario nascente che nasce proprio in seno a questo sistema politico e poi diventerà molto più grande, in qualche modo lo fagociterà in realtà, perché poi diciamo i rapporti di forza cambieranno nel giro di poco tempo, però ecco sì, sicuramente c'è un sistema di questo tipo anche si è creato anche in Islanda. Ecco, quindi le riflessioni nascono praticamente spontanee, nel senso noi siamo per logicamente una banca pubblica perché non vogliamo che appunto gli interessi dei privati possano in qualche modo andare oltre ciò che prevede la Costituzione. Ricordiamo che la Costituzione chiede allo Stato di incoraggiare il risparmio, di portarlo verso l'acquisto delle case o degli immobili o delle partecipazioni bancarie, e incoraggia e vigila su come viene erogato il credito. Quando si innescano purtroppo degli interessi sia privati, soprattutto privati, e spesso viene utilizzato lo strumento del pubblico per riuscire a favorire questi interessi privati, si va verso una direzione che porta al collasso dell'intero sistema bancario. Quindi la riflessione che mi sarebbe bello anche magari portare anche in un'altra discussione, in un altro tavolo, sarebbe quella di trovare il giusto modello della finanza, il modello, diciamo, sappiamo bene che ci ispiriamo a un modello etico, però appunto qual è il giusto modello? È pubblico, privato, è pubblico e privato insieme, oppure una gestione collettiva? Mi ispiro appunto ai modelli dove appunto, forse ne accennavi tu qualcosina prima, dove appunto ogni persona che magari con i propri risparmi può, attraverso il proprio risparmio, decidere cosa fare di quel risparmio, decidere sulla gestione dell'istituto bancario e riuscire quindi a ottimizzare un modello che vada a favorire la collettività non solo dei risparmiatori ma di chi ha bisogno di un credito. Quindi sarebbe bello riuscire a partire da ciò che è successo in Islanda, dalla situazione comunque critica e delicata che abbiamo in Italia con delle banche, sappiamo molto, diciamo tra virgolette, indebitate, nel senso che non sono più in grado di erogare credito per riuscire a mantenere un certo livello di sicurezza. Quindi partendo dall'Islanda, guardando cosa sta succedendo in Italia, qual è il modello a cui dovremmo riuscire ad arrivare per avere un sistema bancario diciamo misura d'uomo e rispettoso dei diritti sia del risparmiatore che della persona che ha bisogno del denaro? Per non parlare poi del fatto che magari si potrebbe anche pensare ad un modello del tutto in autonomia, nel senso attualmente abbiamo persone che magari gestiscono aziende, che hanno bisogno di credito e questo credito non gli viene erogato dagli istituti bancari, però abbiamo anche persone che hanno dei soldi da parte, che magari non si fidano più del sistema bancario e neanche tantomeno purtroppo anche del sistema della raccolta postale qui in Italia. Attualmente anche i correntisti postali iniziano ad avere un po' di dubbi, molti è successo negli anni scorsi, molti hanno portato in modo fraudolento soldi, risorse all'estero, e tra l'altro dobbiamo anche interrogarci su questo, su come riuscire a mettere a posto questa situazione, se dobbiamo appunto prodigarci per riuscire a risolvere questa situazione dei capitali detenuti all'estero.
Ebbene, qual è, magari ci potrebbe, come dicevo prima, esistere un modello autonomo dove magari tramite o il crowdfunding o ad altre situazioni si potrebbe riuscire a creare delle garanzie per queste persone che hanno bisogno di ricevere denaro per portare avanti la propria azienda e i propri progetti, e riuscire a dare una certa garanzia a chi magari vuole investire in queste aziende, sopperendo alla necessità di depositare i soldi in un istituto bancario. Tu cosa ne pensi? Si potrebbe pensare a un modello del genere? Sì, cioè, secondo me c'è un problema oggettivo che sono poi di fatto oggi le dimensioni della finanza, nel senso che la finanza in realtà nasceva proprio da un concetto simile, cioè mettere in contatto chi ha del capitale, dei soldi in più da investire, diciamo, e invece con chi ha bisogno di soldi per avviare poi delle attività produttive, che è un principio giusto, appunto è lo stesso principio, se non che da questo principio giusto poi si è ingigantita al punto da fagocitare praticamente quella che è l'economia reale, perché a un certo punto le aziende si sono rese conto che conveniva di più, era più facile investire in prodotti finanziari piuttosto che investire in attività produttive, per cui mentre l'attività produttiva è qualcosa che ti rende, che ha bisogno di un investimento consistente, poi ti rende magari fra 10 anni o comunque nel tempo, un prodotto finanziario ti può rendere anche domani, quindi dipende da... Per cui poi di fatto siamo in una situazione in cui quello che doveva essere un'attività residuale che alle dipendenze dell'economia reale è diventata una cosa che ad oggi, nel 2011, era 8 volte più grande dell'economia reale, il complesso dell'economia finanziaria. Adesso sarà ancora più grande, ora non ho dati più aggiornati. Però ecco, solo il mercato dei derivati era più grande, era 6 volte l'economia reale. Per cui siamo arrivati a dei livelli talmente astrusi, no? Perché poi di fatto, per quanti prodotti finanziari possano essere collegati a un prodotto reale, a un pomodoro, a un bicchiere, poi quello rimane sempre uno. Quindi di fatto questa bolla finanziaria che esiste non genera ricchezza, ma la sposta e basta, cioè l'unico, le persone che si arricchiscono con la finanza lo fanno a discapito poi delle attività produttive. Per cui sicuramente c'è bisogno che a livello che si riduca, cioè che si ritorni a una proporzione più umana. Sul tipo di modello da adottare, probabilmente sì, un modello del genere, anche se secondo me poi di fatto il punto fondamentale è riuscire a andare al di là delle soluzioni tecniche, nel senso le soluzioni tecniche hanno un valore ma non sono mai la soluzione, cioè la soluzione è sempre a livello culturale, cioè di mentalità, perché solo se c'è poi se c'è la volontà di riappropriarsi di alcuni meccanismi, anche del diritto di decidere su alcune cose, una volontà collettiva, si possono cambiare le cose, perché se no, cioè, parlare di pubblico o privato poi di fatto lascia il tempo che trova, anche perché spesso il pubblico poi è ormai alle dipendenze del privato, no? Anche questo rapporto 8-1 fra economia finanziaria e economia reale fa capire che poi chi si occupa del mondo reale, ovvero la politica, sta alle dipendenze proprio per un fatto di proporzioni di chi invece gestisce il mondo della finanza, e poi anche lì ci sono studi seri, tutt'altro che complottistici, che fanno emergere come andando ad analizzare i collegamenti fra i vari attori finanziari si può arrivare a una 50ina di nomi, più o meno, che poi probabilmente uno volendo può stringere ancora di più, che sono in grado di gestire il 60-70% dell'intero mercato finanziario. Quindi si capisce che questa cosa sembra così astratta, poi se si va a stringere sono persone che riescono con una singola operazione magari a far fallire uno Stato o a farlo rinascere. Per cui finché i rapporti di forza sono questi, secondo me ecco, solo una soluzione di tipo... appunto una presa di coscienza vera può cambiare qualcosa, può essere alla base di qualsiasi poi tipo di schema tecnico che viene applicato. L'ultima domanda, forse hai già accennato qualcosa prima, come la stanno vivendo gli islandesi adesso?
cosa stanno vivendo in questo momento gli islandesi? Sì, adesso è un periodo un po' particolare in Islanda, nel senso che appunto grazie a queste rivendicazioni, grazie al mancato pagamento di questo debito, alla mancata socializzazione di questo debito privato, l'Islanda si è ripresa anche molto in fretta, anche più in fretta del previsto dalla crisi economica, nel senso che adesso c'è una disoccupazione attorno al 4,5% che ambisce a diventare il 2% nel giro di 2-3 anni e l'economia è tornata a crescere e tutto, però il problema è che per assurdo si è creato il problema opposto, nel senso che questo grosso fermento che si era creato durante la crisi economica non ha avuto il tempo per sedimentare e andare a sistema, per cui adesso il governo attualmente in carica sta riproponendo, cioè per quanto abbia una posizione molto chiara su quello che è il rapporto fra politica e finanza, al punto che ha adottato una misura recentemente di tagliare gli interessi su un debito nei confronti di alcuni hedge fund, nel senso quando c'era stato il crollo delle banche, questi hedge fund che vengono chiamati avvoltoi, che fanno proprio come operazione quella di avventarsi sulle carcasse dei paesi morenti e fare razzia degli asset delle banche o dei, insomma, diciamo, dei beni di questi paesi o di queste banche che vengono svenduti proprio perché non valgono niente in quel momento. Li tengono in cassa e poi una volta che il paese si è ripreso, una volta che la banca si è ripresa, tornano a presentare il conto, che ovviamente è molto più salato. Quando hanno fatto questa operazione recentemente con l'Islanda, il governo islandese gli ha detto che praticamente avrebbe tagliato i loro interessi del 75%, gli avrebbe reso poco più di quello che avevano investito inizialmente, e con questi interessi così tagliati avrebbero aiutato invece le persone in difficoltà col pagamento del mutuo, per cui c'è un atteggiamento diverso nei confronti del mondo finanziario, ma a livello invece di un cambiamento più sistemico probabilmente questo rinnovato benessere ha confuso un po' le acque, perché poi attualmente appunto sono in contatto con alcuni attivisti e mi dicono che in realtà il governo sta portando avanti riforme comunque inquadrabili in un complesso liberista di modello sociale, per cui è una situazione un po' particolare, una situazione probabilmente ancora di passaggio in cui forse è presto per trarre delle conclusioni. Grazie. Ringraziamo l'autore del libro Andrea degli Innocenti e Daniele Pesco per questo ottimo dialogo e spunto proprio che ha, diciamo, ha approfondito questo incontro di oggi del rapporto fra Islanda e Italia, ma abbiamo un'ultima curiosità, un'ultima battuta da chiedere all'autore. Quest'ultima battuta e curiosità è, diciamo, fino adesso ci è stato raccontato quello che è accaduto in Islanda e sono stati fatti dei paralleli da parte di Gominardi, Baroni, Villarosa e quest'ultimo dibattito appunto con te, Daniele. Ma com'è la situazione in Italia e nel resto del mondo e quali messaggi, anche se già sono stati un po' accennati, che si possono cogliere dall'intera vicenda? Una chiosa su questo ti chiediamo. Sì, appunto, in parte... Scusami un attimo, un secondo, scusa Andrea. Ringraziamo anche Claudio Gominardi che è andato da poco via proprio perché per impegni in commissione e in aula. Grazie Claudio. Sì, in parte appunto ne abbiamo già un po' risposto durante questo dibattito. Una cosa di cui mi sono accorto e che ci tenevo a dire per concludere è che proprio il fatto che in Islanda si stia ripresentando dalla porta quello che era stato cacciato dalla finestra mi ha fatto pensare che poi ecco, c'è una finestra di cambiamento. C'è in Islanda, c'è stata e ce l'abbiamo anche ora in Italia, però è una finestra che probabilmente non dura in eterno, cioè è destinata a chiudersi. La crisi e comunque il crollo di un sistema consente, pur con tutte appunto togliendo la parte drammatica che comporta, consente poi di fatto di cambiare le cose, di provare a mettere a sistema dei nuovi modelli.
perché probabilmente adesso c'era uno studioso russo che si chiamava Kondratiev o qualcosa del genere, se non sbaglio, che diceva che era stato incaricato dall'Unione Sovietica di studiarsi il sistema capitalistico per capire qual erano qual era il suo punto debole, e lui aveva detto che di fatto il tema che era ciclico, nel senso che si basava su dei cicli, quando finiva un ciclo e tutti cantavano vittoria, nel senso perché dicevano ah, abbiamo sconfitto questo sistema, in realtà poco dopo nasceva un altro ciclo, perché di fatto è un sistema che crea ricchezza e poi quando è al culmine della ricchezza, quindi ha saturato tutta la domanda, ha saturato i bisogni, ha bisogno di distruggere questa ricchezza per poi ripartire da zero, cioè è un sistema che crea e distrugge in maniera ciclica. Fra i due cicli c'è una finestra in cui in effetti si possono cambiare le cose, perché è una finestra di passaggio, è una finestra... Però ecco, c'è questa finestra che è destinata a chiudersi, per cui se quando riparte il nuovo ciclo i cambiamenti non hanno avuto di sedimentare, non sono andati a sistema, non sono abbastanza forti per resistere a questa nuova ripresa dell'economia, eccetera, il rischio è che poi vengano fagocitati da questo nuovo ciclo nascente. Per cui, niente, chiudo con questo spunto di riflessione, per cui adesso probabilmente ci troviamo all'interno di questa finestra, ma non durerà in eterno, insomma. Grazie Andrea, diciamo dalle persone che sono qui, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda all'autore, c'è qualcuno che vuole fare una domanda o... domande, vabbè, prego, perché così, allora abbiamo Barbara Spinelli, una collaboratrice del Movimento 5 Stelle. Ecco. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio tantissimo di questo convegno molto interessante. Era l'osservazione sull'ultima cosa che volevo sottolineare, che le trasformazioni hanno bisogno di tempo. Le rivoluzioni così veloci, cambiamenti veloci, in realtà hanno una spinta iniziale molto forte, poi in realtà non riescono a consolidarsi, come ha già sottolineato lei, e questo è il motivo per il quale noi crediamo in un cambiamento culturale consapevole, lento, di questo processo che secondo me questo movimento, scusate se spendo le parole per il Movimento 5 Stelle, questo cambiamento di consapevolezza dei cittadini forse più lento, però che possa radicarsi con più forza all'interno proprio di un processo anche così ampio come può essere questo. Ecco, nient'altro, grazie. Grazie Barbara, vuoi aggiungere qualcosa a questa cosa, Andrea? No, solo appunto mi sembra, possiamo chiudere con questo buon auspicio e mi sembra un buon modo per chiudere la conferenza. Va benissimo, io vi ringrazio a tutti che da casa o dovunque voi siate avete seguito questo primo incontro fra Islanda e Italia, e vi ricordo che Andrea degli Innocenti è un giornalista e uno scrittore che non si muove, diciamo, dentro i grandi gruppi che noi tutti siamo abituati e che anche in Italia rientrano tra virgolette in quello che Massimo diceva anche nel suo intervento dei cosiddetti conflitti, forse rappresenta anche un po' quel pensiero di cambiamento e di consapevolezza che si raggiunge man mano attraverso il grande impegno che i cittadini portavoce in Parlamento stanno facendo, come Pesco, Villarosa, Cominardi, La Ruocco, Baroni, che hanno preso parte a questa prima iniziativa. E detto questo, vi ricordo che nella Commissione Cultura sono stati fatti dei strumenti molto
come dicevo, in Commissione Cultura sono stati fatti degli strumenti portati all'attenzione e via dicendo, proprio per far sì che dei giovani giornalisti, eccetera, potessero, diciamo, con dei finanziamenti economici ad hoc ben mirati, poter, diciamo, emergere al di là di tutti i gruppi che in qualche modo attanagliano e portano, diciamo, il discorso nelleverista sempre di più sotto gli occhi della cittadinanza. Quindi, detto questo, chiudo con l'immagine della copertina del libro Islanda chiama Italia, storia di un paese che è uscito dalla crisi rifiutando il debito, e vi invito tutti quanti alla lettura e al prossimo incontro. Un abbraccio e un saluto a tutti quanti e un ringraziamento speciale ad Hangout Revolution che ha seguito questa diretta streaming. Alla prossima, ciao. E da parte di tutto lo staff di Hangout Revolution, grazie per averci dato questa possibilità. Perfetto, ciao.